Tornano nuovamente i trofei Motestate, sempre collegati dal circuito di Magione, dall'autodromo dell'Umbria, dove stiamo per andare a vivere altre due gare elettrizzanti qui su GoTV, come abbiamo fatto la scorsa settimana con Race Attack 600 e 300, che ci hanno fatto divertire alla grande. Oggi vedremo in pista la Race Attack 1000, l'altra categoria entry level del panorama delle MES, che vedrà scattare dalla pole position Matteo Gallani, seguito da Diego Vitellaro e Matteo Cristini. Subito a ruota dietro comunque ci sono Facciolini, Zecchinati e Proietti pronti ad attaccare la prima fila. Riflettori puntati anche sulla 1000 Open, con una wildcard eccezione. Pilota di casa ed ex Superbike, dalla pole c'è Alessio Velini, seguito da Alessandro Costantino ed Emanuele Lobartolo. Mettetevi comodi, prendetevi qualcosa da bere perché stiamo per partire. Iniziano a decidersi anche delle sorti del campionato qui nella Race Attack 1000. Giro di boa Magione, arriva l'ok da parte di Marshall. Ora parole ai piloti. Il semaforo è rosso e si spegne in questo momento. Buona la partenza da parte di Vitellaro, bruttissima invece quella di Gallan e Cristini. Prova ad insidiare Vitellaro, no, perché Vitellaro stacca forte, cura uno, mette fuori la gamba di salvataggio con Gallan, che però è rimasto lì e va all'esterno di Cristini e riesce a ripassarlo. Gran sorpasso all'esterno e vuole subito riprovarci anche su Vitellaro. Si mette dentro in curva 2, fuori anche lui la gamba di salvataggio, fuori il piedino, e Gallan si riprende tutto in due curve, come non detto, partito malissimo, ma si rimette subito primo e dentro, va dentro intanto Cristini su Vitellaro in curva 3, no, perché Vitellaro gli chiude la porta in faccia, e andiamo verso il rettilineo. Occhio anche a Facciolini dietro a Cristini, lì dietro, occhio, e poi Galdoni, anche lui partito bene, male invece, brutta partenza per Zecchinati. Bruttissima la partenza anche di Zecchinati, sì, partito quinto ma è scalato indietro con Proietti invece alle spalle di Galdoni, che ha fatto una buonissima partenza. Si mette in scia Gabriele Proietti, a Galdoni partito settimo e lì in quinta posizione, in quarta, sesta posizione scusate, e Proietti si dovrebbe essere messo dentro, sì, si è messo dentro Gabriele Proietti, si mette adesso alle spalle di Facciolini e Cristini. E dicevamo, la bruttissima partenza da parte di Matteo Gallan, che però si è trasformata in un grandissimo recupero subito nelle prime due curve, non dopo tre giri, subito all'esterno di Cristini e poi all'interno di Vitellaro in curva 2, mettendo fuori anche il piedino. Si impennano un po' le moto qui sul traguardo rettilineo, che ci ricorda un po' il rettilineo del Sachsenring. A me ricordo poi il rettilineo del Sachsenring, questo di Magione. Le ultime due curve invece sono molto simili a quelle di Magny-Cours, no? L'ultima S, ce le ricordiamo, quelle del circuito francese. Sempre fuori la gamba di salvataggio, eccolo qua Zecchinati, l'abbiamo detto prima, non è partito benissimo Zecchinati, vediamo tanti piloti davanti a lui, peccato perché era partito in quinta posizione, si ritrova adesso in nona posizione il pilota numero 9, partito dal centro della seconda fila. Adesso gara che sembra essere più tranquilla, ma un inizio particolarmente scoppiettante. Galdoni partito molto bene, Gallan partito male ma subito ritornato dentro in prima posizione in due curve. Poi ci sono Cristini, Facciolini lì con Proietti, anche lui chiamato alla rimonta, perché è chiamato alla rimonta dopo aver vinto le due gare a Cremona. Gabriele Proietti lo vogliamo vedere protagonista in questa gara. Quindi ricapitoliamo un po' i primi tre: Gallan, Vitellaro, Cristini e Facciolini e Proietti, poi Galdoni, i primi sei. Abbiamo rivisto Zecchinati, che adesso è chiamata la rimonta, quindi andremo a monitorare i suoi tempi, perché ha il passo Zecchinati di questi primi qua davanti. Inquadratura che ci porta sul pilota numero 23, Matteo Gallan, leader della corsa, quel numero 23 che ci ricorda un po' anche quello di Niccolò Antonelli, per chi se lo ricorda, nelle moto mondiale, presenza importantissima che purtroppo non ha trovato più opportunità ultimamente. Ha rifatto anche il CEV, adesso che si chiama Junior GP, il campionato comunque europeo, un po' sparito dai radar. Niccolò Antonelli, che appunto con quel numero 23 ci ricorda la presenza di Matteo Gallan in pista, quel numero 23 che ci ricorda il numero di Niccolò Antonelli. Andiamo con Matteo Cristini, che per il momento è qua solo in terza posizione. Vediamo il abbastanza vicino Facciolini, comunque è rimasto lì, quindi vediamo se ci sono spirali di attacco, anche un po' di scia nel rettilineo, che lo troviamo posto qua al traguardo con le nostre due telecamere in questo momento piazzate sul rettilineo, telecamera anteriore e poi la telecamera posteriore, che si attiva in questo momento per farci vedere i riders delle MES, della Race Attack, sul rettilineo. Eccolo qua Proietti, che è un po' più distanziato Proietti rispetto a Facciolini e a Cristini, mentre Vitellaro continua la sua rincorsa verso Gallan. Dopo andremo a monitorare i primi tempi. Stanno per passare i piloti sul traguardo, e ricordiamo che la Race Attack 1000, oltre alla Race Attack 600, è una delle categorie entry level del panorama dei trofei Motestate. Entriamo nella metà gara, ricordiamo, categoria entry level perché appunto incentiva l'ingresso nel mondo delle corse in sicurezza.
sicurezza, spese di gestione che sono abbordabili, un pelo largo qua Cristini, che però riesce a mantenere la posizione, e poi questa categoria della risalta consente di non perdere giornate di lavoro, dato che si corre solamente di sabato e domenica. Ricordiamo che le gomme con cui corrono i piloti sono delle Pirelli V2 e siamo in regime di monogomma sia per la Race Attack 600 che per la Race Attack 1000. Sempre vicino Facciolini a Cristini, Galdoni sembra essere comunque promettente lì su Proietti, forse gliela vorrà restituire, però non mi sembra essere della partita. Mentre qua davanti posizioni sempre consolidate, quindi i piloti più vicini sono qua non nelle retrovie ma appena dietro i primi due. Parliamo sempre di Cristini e Cristini, Facciolini e Proietti, poi appena più staccato c'è anche Galdoni. Andiamo un po' con Cristini intanto, dai, seguiamo un po' Cristini sulla sua BMW, alziamo il volume, dai. Ce lo stacca subito però la regia, con il numero 88 che ha guadagnato un po' di tempo Cristini su Facciolini, che adesso deve preoccuparsi di Proietti. Proietti molto vicino a Facciolini, vuole il quarto posto e vuole anche probabilmente anche la terza, forse gli fa un po' da tappo, vediamo, tocca la riga bianca appena Facciolini, e Proietti si mette all'esterno, stacca fortissimo sulla riga bianca all'esterno Proietti, sembra essere molto difficile e infatti forse fa fatica anche a fermarla per non farsi chiudere l'anteriore. Deve rinunciare ad un grandissimo sorpasso, ad un grandissima idea da parte di Proietti, ma riesce a mantenere la posizione così Fabiano Facciolini, numero 5, seguito da qua Gabriele Proietti. Seguiamo, andiamo un po' con lui. Vicino comunque, rimane sempre molto vicino Proietti a Facciolini, che adesso ha perso un po' di terreno da Cristini. Andiamo a monitorare un po' i tempi. Gallane gira in 13.2, 13.7 il giro precedente, Cristini 14.1, 14.4 l'ultimo passaggio. Mentre vediamo Zecchinati gira più forte di tutti qua davanti. Zecchinati ha fatto un 13.5, è il miglior giro della corsa, peccato che sia indietro perché aveva il passo per star qui davanti. Peccato per Zecchinati, miglior giro della corsa l'ha fatto lui, veramente peccato per la sua partenza. Non ha recuperato purtroppo come Gallan, se no potrebbe essere stato uno dei protagonisti. Chiude il passaggio sul traguardo Cristini in 13.9 per il, scusate, Gallan chiude in 13.9, lo fa anche Vitellaro 13.9, buonissimo il suo giro, sta gestendo probabilmente Gallan. Mette fuori il piedino, la gamba di salvataggio. Siamo con Gelsomino Papi invece partito dalla 13ª posizione, il numero 78, uno dei protagonisti della categoria, sì, della Race Attack 1000. Si è messo all'interno lì. Uno dei protagonisti, dicevamo, Gelsomino Papa, della categoria Naked, perché ricordiamo la Race Attack 1000 al suo interno possiede altre categorie. Intanto andiamo con Proietti, lo rivediamo dopo, andiamo con attenzione! Mamma mia, è caduto, caduta, è bruttissima caduta da parte di Facciolini, che brutto high side, gli parte il posteriore, abbiamo visto la guida particolare di Old Style di Facciolini. E gli è partita e poi probabilmente si è anche un po' impuntata davanti. Bruttissima caduta. Speriamo sia tutto ok. E dicevamo, protagonista della categoria Naked, Gelsomino Papa. E oltre a questa categoria abbiamo anche la categoria Challenge, in cui vediamo protagonisti altri piloti, come esempio Ravera, Rappaglia, Zanaboni e Baglieri. Passano sul traguardo, inizia il penultimo giro di questa gara, i piloti della Race Attack 1000. Mamma mia, che bruttissima caduta da parte di Facciolini. Arriva in, affronta la curva 1 Vitellaro, ultimo giro per lui in 14.1. Bruttissima la caduta. Attenzione, alza una gamba Vitellaro, alza una mano anche Gallan. Bandiera rossa. E da regolamento, eccola qui, la vediamo, la bandiera rossa esposta. Vediamo qui nel luogo dove è caduto Facciolini. La moto è in pista, bandiera rossa, vediamo. Abbiamo notizie di Facciolini che è lì in piedi, fortunatamente è in piedi Facciolini, quindi rider ok, tutto ok, bandiera rossa per moto in pista. Quindi si è disputato più del 75% della gara, che finisce così quindi con la vittoria di Matteo Gallan davanti a Vitellaro e Cristini. Si è corso più del 75% della corsa e quindi la gara è dichiarata valida. Arrivano i piloti della 1000 Open, che come dicevamo prima vede protagonista dalla pole position una wildcard eccezione pilota di casa, Alessio Veleno, per tutti Velini, che lo andremo comunque ad approfondire
Dopo lo schieramento poi si compone con Alessandro Costantino, Lobartolo, Cristini, Zerbo, Borgazzi e Fortunati, arrivo l'ok da parte dei Marshall. Ora ridiamo parole ai piloti. Il semaforo è rosso, telecamera di servizio del circuito, si impenna un po' la moto di Costantino, ne approfitta Lobartolo, grande partenza da parte di Lobartolo, non bellissima quella da parte di Velini, e si mette a girare davanti a tutti così. Il pilota numero 12 su BMW, invece Costantino riesce comunque a mantenere la seconda posizione nonostante un bellissimo scatto che è quello stato appunto di Velini, che comunque in curva 2 si rimette dentro. Lo vediamo dall'onboard posteriore di Lobartolo, che si è messo davanti a tutti. E eccolo qua, il numero 5 si mette in seconda posizione. Ha fatto un po' come Gallan nella Race Attack 1000, l'abbiamo visto, no? Partito non benissimo, anche se Velini è partito meglio rispetto a Gallan nella Race Attack 1000, e si è subito rimesso in curva 2 a sorpassare e mettersi in seconda posizione. Gallan aveva recuperato due posizioni in due curve, ed eccolo qua invece Lobartolo sulla sua Honda, seguito da un'altra Honda, quella di Alessio Velini, che ha appena passato Costantino, l'abbiamo detto, l'abbiamo visto. Costantino invece su Ducati, dentro Velini subito, dentro Velini subito, se ne sbarazza subito, si mette dentro, va dentro il pilota numero 5, ex conoscenza del mondiale Superbike, si è messo dentro così il pilota di casa e va adesso verso una probabile vittoria, verso la fuga, mentre Costantino. E qua la battaglia per il campionato. E qui la battaglia per il campionato, perché sono loro i piloti che si giocano il campionato. Parliamo di Costantino Lobartolo e Paolo Cristini. In scia il pilota Ducati, rossa, nera, dentro, va dentro Costantino, va dentro, si mette subito dentro su Lobartolo, che fatica un po' in queste ultime battute di questo fine del primo giro, inizio del secondo giro. Peccato per il pilota Honda, che vede subire un altro sorpasso davanti a sé e alle sue spalle. Adesso ha Zerbo. Partito bene Zerbo, è comunque partito bene Zerbo, partito comunque sì dalla quinta posizione, ma comunque è lì sotto, seguito da Paolo Cristini invece, che ha più faticato. Cristini è partito quarto, l'abbiamo visto in precedenza. Sono qua Lobartolo, Zerbo e Cristini in scia. Cristini sembra di averne di più, ci toglie l'onboard della regia, ma sembra esserci Cristini. Tanto vediamo Alessandro Costantino invece inquadrato in questo momento sulla sua Ducati, in inseguimento di Alessio Velini, ma sembra essere molto difficile una rincorsa da parte delle pilota Ducati, ma anche se comunque in qualifica i due si sono distanziati veramente di poco, 199 millesimi hanno separato il pilota Honda e il pilota Ducati, mentre invece Lobartolo in qualifica ha accusato un po' più di tempo, 850 millesimi per il pilota Honda, che ha accusato in qualifica, ma che rimane saldo in terza posizione. Si è un po' scollato di dosso Cristini, che è passato Cristini su Zerbo, non ce lo siamo persi dalla regia, ma comunque era andato in scia, sembrava essere comunque nettamente più veloce ed è riuscito a passarli in fondo al rettilineo, quindi sorpasso probabilmente pulito da parte di Paolo Cristini. Mentre Costantino, adesso andiamo a monitorare un po' i primi giri. 1:10 e 7 per Costantino, 1:10 e 4 per Velini, leader della corsa, 1:12 e 1 per Lobartolo, 1:11 e 7 per Paolo Cristini, 1:12 e 4 per Zerbo, 1:13 e 2 per Borgazzi, 1:13 e 6 per Fortunati. Quelli qua, i tempi, tutti i tempi dei piloti che hanno fatto quest'ultimo giro sul circuito di Maggiore, l'autodromo dell'Umbria. Fa un caldo veramente pazzesco qui oggi all'autodromo dell'Umbria. Siamo on board con Fortunati, anche lui che corre su Honda. Lo vediamo protagonista, partito purtroppo ultimo di questi 7, Cristian Fortunati, il numero 7 tra l'altro, 7 in posizione, 7 il suo numero, 14:0 aveva fatto in qualifica, 14:098 per la precisione, a 3 secondi e 6 dal Pullman. Alessio Velini che affronta un altro passaggio sul traguardo, ricordiamo Velini, ex conoscenza, come abbiamo accennato in precedenza, ex conoscenza del mondiale Superbike nel 2005 e nel 2006. Intanto vicini Cristini e Lobartolo. Questa volta ha recuperato tempo il numero 8, ha recuperato terreno. Adesso non sembra essere facile per Emanuele Lobartolo su Honda all'esterno, prova a prepararli in uscita. Vediamo anche la guida particolare, si impenna un po' la moto, la guida old style di Cristini rispetto a quelle che vediamo oggi, con il corpo totalmente fuori dalla moto, con addirittura la spalla che va a toccare per terra per chi appunto ha più fegato, ma anche per chi ha livelli più alti. La vediamo una guida old style, la stiamo rivedendo in questo momento di Cristini, molto anni 90, molto da 500. Piloti che affrontano il rettilineo. Cristini vicino, va un po' all'esterno, vediamo se avrà un'opportunità per provare ad attaccare.
Molto vicino, però magari adesso sembra che lo possa studiare, ma qualche avvisaglia forse gliela voleva dare, perché comunque si era messo un po' più interno, forse fa qualche traiettoria un po' larga per evitare che magari gli possa andare addosso, perché magari gli sta facendo da tappo, segue completamente lì dietro invece Zerbo, che magari una bagarra fra i due non gli farebbe per niente male. Per il momento però rimane tutto invariato. Stacca molto forte Lobato, protegge anche un po' la linea, linee totalmente diverse, sgondola un po', si imbarca un po' la moto numero 81, la Yamaha di Zerbo, bianca rossa con il numero giallo. E stavamo parlando appunto di Alessio Velini, che dopo l'esperienza del mondiale Superbike è andato a correre, ha comunque corso nel mondiale Supersport per andare a fare poi il CIV negli anni successivi, tra 2009, 2010, 2011, e poi e l'abbiamo anche intervistato qui a Magione. Si diverte sempre a correre qui, vuole sempre migliorare i suoi tempi, vuole battere record su record qui del circuito di Magione. Stacca, stacca forte Cristini, gara per il momento un po' purtroppo così così, non è piena di pochi sorpassi, abbiamo visto un buon inizio fatto di alcuni sorpassi, ma per il momento gara un po' anomala, che ovviamente vorremmo vedere tutte le gare elettrizzanti, ma ci sta avere quella gara in cui ci sono pochi sorpassi, quelli in cui i piloti magari si studiano, in cui dove i piloti magari hanno un po' più di difficoltà nel sorpassare, quelli che gli manca qualcosina per provare ad andare a sorpassare. Velini invece, come chiude Velini il suo ultimo passaggio, 1.11.042, scusate, sarebbe stato un giro incredibile, 1.12.2 invece no, 1.11.042, passa adesso Fortunati sul traguardo, andiamo ad analizzare, passa adesso sul traguardo, passa sotto la nostra postazione, 1.15.9 il suo ultimo passaggio, in totale tranquillità Alessio Velini. È un campionato comunque quello della Milleope che si fa sempre molto interessante, perché sì, qua a Magione sappiamo essere un giro di boa, sappiamo essere comunque una delle tappe in cui il campionato si può decidere, però per il momento sono sempre loro in lotta, Costantino Lobartolo Cristini sono sempre loro quelli in lotta in questo campionato, quindi se le daranno di santa ragione sia a Parma, prossimo appuntamento dei Trofei Moto Estate in programma a fine luglio, e poi a Cervesina, a Pavia, l'ultimo appuntamento che vedremo dei Trofei Moto Estate a ottobre, fronta all'ultima S paragonabile a quella di Magny-Cours, l'abbiamo detto un po' di volte che l'ultima S sembra quella di Magny-Cours, e questo rettilineo assomiglia un po' a quello del Sachsenring, circuito tedesco, qui corre la MotoGP. Attenzione, vediamo sempre là dietro. Oh, attenzione, sembra che Lobartolo qualcosina su Costantino l'ha preso, sembra che qualcosa ha preso. 1.12.3 per Cristini, 1.12.5 per Costantino, 1.12.2 per Lobartolo, quindi qualcosina rosicchiano, va all'esterno Cristini, sempre all'esterno Cristini, sempre all'esterno, sembra che faccia traiettorie un po' diverse magari, perché magari sembra che Lobartolo magari gli faccia da tappo, invece non è così perché comunque si sta difendendo molto bene, va un pelo largo Costantino, pelo largo e adesso questo va totalmente a favore sì di Lobartolo, ma anche di Cristini e anche di Zerbo, che è lì staccato zitto zitto, magari può approfittare di una bagarre, piccolo errore da parte di Costantino che si aveva girato appena più lento il giro precedente sulla sua Ducati. Vediamo se avrà l'opportunità di approfittarne il pilota Honda Emanuele Lobartolo, con Cristini sempre alle spalle, sempre la stessa situazione che non va per il momento con Alessio Velini, che è sempre leader di questa corsa, sul ultimo passaggio 1.11.097, il suo ultimo passaggio sul traguardo, lo stiamo per andare a monitorare un altro passaggio di Velini, chiude adesso sul traguardo Velini, 1.11.499, alza un po' il ritmo, ma non gli può interessare più di tanto, perché comunque è lì davanti a tutti, in solitaria ancora Cristini all'esterno di Lobartolo che protegge la staccata molto stretto, e occhio perché può diventare interessante la questione, si può formare un quartetto se ci mettiamo dentro anche Zerbo, molto vicino sempre Cristini nella prima parte del circuito, sembra fare un pelo, fa linee molto diverse comunque rispetto a quelle di Lobartolo, stavolta sì, stavolta sembra, ma all'esterno mi sembra molto difficile, si prova a presentare comunque all'esterno, gli fa toc toc, chi è? Sono Paolo Cristini, voglio passare, grazie, incrocia, può incrociare qua Cristini, può incrociare perché è andato un pelo, l'aveva, non si era inserito molto bene Lobartolo, ma sembra essere in un clima comunque di, c'è un clima sotto che ci fa presagire qualcosa, una battaglia, perché Costantino ha ripreso qualcosina di vantaggio mentre Cristini a un momento all'altro potrebbe farsi sotto su Lobartolo, ma non trova la via di uscita perché Lobartolo si difende molto bene, Cristini fa traiettorie più larghe. Nella prima parte del circuito Cristini sembra farsi sotto, sembra essere farsi molto sotto, mentre invece nella seconda parte fa la differenza Lobartolo. Sì, è molto interessante, mentre invece Zerbo
è un po' più staccato questa volta, sembra non essere della partita. Sì, c'è un po' di elastico, un po' di elastico quello fra Lobartolo, che nell'ultima parte del circuito sembra essere più veloce rispetto a Cristini, che nella prima parte è particolarmente più rapido. Passano adesso i piloti sul traguardo. Lobartolo fa 1:12.0, un buon passaggio sul traguardo. 1:11.9 invece per Costantino, che è tornato ad abbassare i suoi giri, anche se comunque è lì Lobartolo, mentre Cristini fa 1:12.3. Quindi tempi, tutto sommato, tempi sulla stessa falsa riga di quelli che abbiamo visto in precedenza. Questa volta Lobartolo un po' più di distacco rispetto a Cristini, forse qualche avvisaglia anche dalla tabella esposta sul traguardo gli è arrivata. E detto spingi, perché sta arrivando Paolo Cristini, che magari lo sentiva anche, ma comunque distanze molto, molto settarie in questo momento, distanze che comunque tutti più o meno hanno la stessa distanza, i piloti qua davanti. Mentre Velini, vediamo l'ultimo passaggio di Velini sul traguardo, 1:11.499 sull'ultimo passaggio sul traguardo, altro 1:11.4 da parte dell'ex pilota Superbike numero 5, pilota che ha sempre corso con il numero 5, affezionato sia a questo numero. Però questa volta Cristini perde tempo e Zerbo si è rifatto sotto. Cristini ha perso tantissimo tempo in quest'ultimo passaggio, andremo a vedere adesso il suo ultimo passaggio, perché veramente ha veramente rallentato, ovviamente non volontariamente, ma non è un giro normale, un giro anormale. Lo vediamo passare adesso, infatti 1:12.765, giro particolarmente lento di Paolo Cristini, con Zerbo che gira in 12:02 e quindi gli si è fatto sotto, gli si fa sotto. Non ci siamo persi comunque un po', magari un probabile attacco di Zerbo, non lo so, però lo stiamo per vedere. Primo piano su Velini in questo momento, che è in completa solitaria, non gli interessa più di tanto magari anche di quello che succede dietro. Cristini è sempre davanti comunque a Zerbo, perché non lo vediamo davanti. Saliamo un po', andiamo un po' in un bordo con Cristini per sfoderare i cavalli qua sul rettilineo. E sì, adesso Zerbo forse qualcosina si è perso un po', ha perso un po' di tempo. Mentre Lobartolo adesso, ecco, la situazione sembra essere quella di prima. Cristini molto vicino a Lobartolo, che non trova il bandolo della matassa. Ma adesso è Lobartolo vicino a Costantino. Occhio, occhio, perché è una situazione inversa. Questa volta lotta per la seconda posizione fra i due che si giocano il campionato, insieme a Cristini un po' più staccato. Ma sono punti preziosi questi per Costantino e Lobartolo. Mentre Zerbo rimane sempre lì in coda, ma non sembra essere facile per il pilota numero 81 di andare a passare il pilota BMW. Due BMW in pista, qua a Magione, quella di Borgazzi in sesta posizione in questo momento, mentre Fortunati qua inquadrati invece con la sua Honda. E poi l'altra BMW in pista è quella di Paolo Cristini. Le altre due onde invece, come dicevamo, sono quelle di Velini e di Lobartolo. L'unica Ducati invece è quella di Costantino, in seconda posizione, tallonato da... Tallonato da Emanuele Lobartolo, che... È lì molto vicino. Vediamo il... So, stavolta non è molto vicino, sembra essersi un po' più staccato sul rettilineo, anche l'immagine forse un po' che schiaccia, però per il momento gara che rimane su queste posizioni. Velini sta per iniziare intanto l'ultimo giro di questa gara della 1000 Open in completa solitaria. Vediamo il passaggio sul traguardo da parte di Velini, chiude in 1:11.7, giro completamente sugli allori, tranquillissimo. Alessio Velini che inizia l'ultimo giro, ma vediamo il passaggio sul traguardo di Costantino. Interessante vedere il suo 1:11.9 contro l'1:12.006 di Lobartolo. Sono separati da 20 millesimi separano i due, infatti molto vicino, è molto vicino Lobartolo. Vediamo se avrà la possibilità di attaccare o penserà magari al campionato. Questi punti vanno bene, perché comunque c'è solamente una gara della 1000 Open, lo ricordiamo, non si corrono due gare come magari abbiamo visto nella 300, quindi qua bisogna calcolare bene anche qualche punticino in vista di Magione, sì, a Parma, prova a farsi vedere all'interno, no, e poi di Pavia, che sarà l'ultima gara. Mentre Velini in solitaria qui passa sulle rettilineo e sta per affrontare le ultime curve, lo stanno per fare anche Lobartolo e Costantino. Non sembra essere della partita però Lobartolo, non sembra essere della partita il pilota Honda. Può forse dormire sogni tranquilli Costantino. Stacca forte Lobartolo, si avvicina mentre affronta le ultime curve Alessio Velini, pilota di casa, wildcard eccezione, frantuma un altro record della pista, affronta le ultime due curve, ultima curva per il numero 5, bandiera a scacchi, due bandiere a scacchi che vengono esposte, vince così Alessio Velini questa gara della 1000 Open in solitaria, tranquillissimo. Mentre stanno per arrivare là dietro, vediamo se magari è successo qualcosina, vediamo, no, non succede niente. Costantino è secondo, chiude terzo
Invece Lobartolo, poi Cristini e Zerbo, anche loro lì vicini, ma è così. Quarto Cristini, poi Zerbo e arriverà Borgassi sul traguardo a chiudere la top 6.